Piazza Santo Spirito, Firenze, nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di persone, prevalentemente giovani, una parte di fruitori della piazza dell'Oltrarno, insorge contro le limitazioni allestite per volontà dell'amministrazione in accordo con la soprintendenza per delimitare fisicamente l'accesso al sagrato della basilica, scardinando i mezzi di contenimento divelti, i blocchi di cemento con sopra incastrati i chiodi fiorentini, strappato via il cordonato, facendosi beffa di divieti e regole della convivenza civile di fronte alle forze dell'ordine non intervenute fisicamente per tutelare i cittadini seduti ai tavolini dei locali. 43 le persone denunciate grazie alla videosorveglianza, alle quali saranno comminate multe elevatissime ed in alcuni casi si procederà con sanzioni penali. Dopo aver preso atto del fallimento, almeno momentaneo, della strategia di intervento definita compromissoria e soprattutto dopo essersi resi conto dell'inconsistenza dei rimedi attuati, le istituzioni fiorentine si sono trovate di fronte la stessa problematica situazione solo pochi giorni dopo. Notte di lunedì 21 giugno, primo giorno di zona bianca per la Toscana, questo il volantino pubblicato e condiviso sulle piattaforme social, questo il risultato. Le fioriere sono tornate, ma presto si procederà nuovamente con l'installazione della cordonatura, che almeno per le prossime settimane, così ha dichiarato il sindaco Nardella, resterà, anche se appunto non in via definitiva. Insomma, la questione Santo Spirito continua a destare numerose polemiche, con un flop clamoroso degli interventi messi in atto per valorizzare il contesto urbano e le condizioni di fruibilità e sicurezza della piazza. Sì, perché oltre al danno dell'arredamento urbano divelto, rimane la beffa del divieto non rispettato.